Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Rinnovo l'invito agli amici che sono magari al di là di queste transenne. Potete entrare tranquillamente, i posti sono gratuiti, quindi all'ingresso vi attenderanno delle dolci fanciulle che vi faranno accomodare all'interno di quest'area. Benvenuti, benvenuti alla quinta edizione di Conversazioni dal Mare. Il primo ringraziamento sicuramente per il coraggio e la perseveranza dell'associazione Artemia, che organizza questo evento per la quinta edizione, mossa dalla grande passione per i libri e l'amore per la cultura, e grazie al supporto del Comune di Molfetta, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, patrocinio assessorato dalla Cultura, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Camera di Commercio e Città Metropolitana di Bari. Anche quest'anno, grazie anche a questo supporto e al supporto di tanti partner privati che hanno voluto garantire la loro presenza insieme a questo evento, si è riuscito a trasformare questa importante arteria cittadina in un salotto a cielo aperto. Un salotto dove per 3 giorni autori e giornalisti si confronteranno sui loro libri e sui temi di attualità. Saranno 3 giorni intensi, ma quello di oggi verterà su alcuni temi, 3 in particolare, perché 3 sono gli ospiti. Si partirà dalla transizione digitale alla tragedia del Moby Prince, per concludere con la cronaca nera e con una profonda ricostruzione dell'omicidio di Luca Varani avvenuto a marzo del 2016. Il primo ringraziamento, detto, l'ho fatto all'Associazione Artemia. E tutti i ringraziamenti li faremo nel corso della serata. I partner sono qui dietro le mie spalle su questo video wall, ma sicuramente voglio, prima di iniziare, ringraziare tutti gli amici e lo staff tecnico di Angelo Di Perro, a Luca, a chi sta effettuando le riprese video, alle associazioni della Croce Rossa e alle forze dell'ordine per garantire il servizio d'ordine all'interno di questo evento. Dicevo, partiamo subito con i nostri primi ospiti, sono qui che sono pronti per salire. Assuntela Messina, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale nel governo Draghi, e doveva dialogare con il presidente di Exprivia, Domenico Favuzzi, che a causa di concomitanti e improrogabili impegni di lavoro non è qui con noi, ma è degnamente sostituito col vicepresidente di Exprivia, con una laurea in ingegneria elettronica dal 2001 e in Exprivia, dove ricopre attualmente la carica di direttore del Market Innovation Unit Public Sector ed è vicepresidente esecutivo di Exprivia e consigliere di amministrazione di Italtel. Il dialogo che verterà sul tema della transizione digitale e della sostenibilità economica, autentiche opportunità per imprese e cittadini, avrà come moderatore il giornalista Gianvito Rutigliano. Io vorrei un piccolo applauso per accogliere i nostri ospiti. Nel frattempo parte il contributo video che annuncia la presenza dei nostri ospiti. Sta partendo. Eccolo qui. Mi sa che abbiamo sbagliato video. Eccolo qui. Direttamente in 30 paesi a livello mondiale. Non si è riusciti a modificare la parte di Domenico Favuzzi. Dalle prime regioni, alla fine degli anni 60, scommette sull'information technology. Facciamo un applauso e invitiamo Assuntela Messina. Buonasera, benvenuta, piacere ritrovarsi. Prego, Dante. Dante Altomare e Gianvito Rutigliano. Io direi, facciamo così, mettiamo al centro Assuntela e poi ci mettiamo Dante e Gianvito. Sì, mettiti qui, Dante dall'altra parte, possiamo accomodarci. E adesso vi lascio il palcoscenico, vi lascio questa platea e buona conversazione. Grazie, scusate, qui a proposito di transizione digitale stava vibrando lo smartwatch, quindi ho detto c'è qualcosa che non va. Buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questo esordio
stiamo rompendo il ghiaccio per conversazioni dal mare e sono molto contento di essere qui, intanto perché vedo tanti amici e tante amiche e fa sempre bene ricominciare a guardarsi negli occhi, a parlarsi in piazza, all'aperto, a confrontarsi e anche a cominciare a capire su alcuni temi di cui sentiamo tanto parlare ogni giorno a che punto siamo. Quello dell'innovazione digitale, la transizione tecnologica è un tema assolutamente centrale nella nostra quotidianità perché di fatto guardando la storia recente tra qualche anno potremmo dire che c'è stato un prima e c'è stato un dopo e in questo prima e dopo legato al Covid, al lockdown, la tecnologia ha avuto un ruolo assolutamente centrale. Se pensiamo oggi, anzi se ci trasportassero a 3 anni fa e ci cominciassero a parlare di didattica a distanza, smart working, solo per utilizzare le prime due parole, probabilmente penseremmo a qualcosa di avveniristico, il 3000, le macchine che volano, no? Quello che si pensava un po' negli anni 50 dovesse succedere nel 2000. Invece è la nostra quotidianità. E dalla sera alla mattina ci siamo ritrovati a dover affrontare delle esigenze diverse rispetto a quelle consuete e forse non avere gli strumenti. Quotidianamente avevamo notizie di ragazzini senza un computer funzionante per partecipare alla didattica a distanza, le aziende che si sono dovute inventare delle competenze che forse ancora non avevano per poter compensare delle assenze. A distanza di un anno e mezzo vorrei chiedere alla senatrice Messina come stiamo messi rispetto a quello shock con cui in un attimo abbiamo dovuto inventarci qualcosa che non avevamo, delle skills, delle abilità, ma anche proprio degli strumenti tecnologici per affrontare l'approccio alla conoscenza senza potersi incontrare in un luogo chiuso. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per questa manifestazione, questo incontro, anzi questa conversazione che ci dà la possibilità di mettere appunto in piedi un ragionamento che penso possa tornare utile a tutti, insomma, per vivere insieme questo che è un momento, un grande momento di cambiamento delle nostre comunità. E in questo recupero esattamente quanto mi chiedeva il nostro giornalista a proposito dello shock che abbiamo tutti vissuto e che stiamo ancora attraversando. Ed è questo il motivo per cui anche quando parliamo del digitale, dell'impatto del digitale, della necessità, dobbiamo partire dalla consapevolezza che siamo comunque in una fase di transizione digitale. Cioè in un periodo che evidentemente ci vede coinvolti ancora in un processo di cambiamento che necessita comunque di una profonda consapevolezza rispetto a quello che è quella che è la nostra dimensione presente, rispetto a quella immediatamente passata e a quello che sarà nel futuro. Partiamo quindi da questo dato. Siamo in una fase di cambiamento, un cambiamento che abbiamo vissuto come shock all'inizio, ma che dobbiamo ora attraversare come possibilità, come opportunità. Può sembrare paradossale, ma questa grande prova, questa grande sfida a cui siamo chiamati come singoli e come comunità, comunque necessita di una volontà, di un impegno, paradossalmente anche di un entusiasmo che ci porti a rielaborare un nuovo modo di interpretare la nostra vita quotidiana, il nostro sistema di relazioni, e soprattutto anche un nuovo modo di interpretare la dimensione del lavoro. Ovviamente la transizione digitale è un'opportunità, lo deve essere, e ci ha dato la possibilità in questa fase magari di andare incontro a quelle esigenze che altrimenti lavorative, educative, che altrimenti sarebbero rimaste assolutamente assorbite nel buio e nel silenzio della pandemia. Mi pare comunque giusto immaginare che rispetto a un anno fa, per tornare anche alla sua domanda, un passo avanti è stato fatto, un grande passo avanti. Innanzitutto in termini di consapevolezza,
perché la pandemia ha fatto scattare in tutti noi la consapevolezza della necessità di un cambiamento da un lato, dell'importanza degli strumenti tecnologici e della necessità soprattutto di essere ancora più vicini come comunità. Su questa consapevolezza ovviamente si va a incardinare quel grande progetto di transizione digitale che vede il nostro paese allinearsi con gli altri paesi europei in un'ottica anche di rilancio dell'economia. Ecco che cosa è cambiato rispetto al periodo iniziale. È cambiata la consapevolezza e su questa consapevolezza ovviamente sappiamo bene che si va a incardinare tutto il nostro PNRR, il Piano Nazionale di Ricerca e di Resilienza, che è assolutamente indirizzato a trovare tutte quelle misure che anche attraverso il digitale, perché ovviamente il PNRR presenta una serie di misure a larga, diciamo, di ampio respiro, ma che anche attraverso il digitale può consentire uno slancio, una ripresa e soprattutto una possibilità nuova, modificata, di partecipazione alla cittadinanza. Questo è il motivo per cui parliamo anche di una nuova cittadinanza digitale. Ci sono tanti temi interessanti che ha tirato fuori e che, bontà sua, insomma, dice, ci volevi tu a dire che erano interessanti, per forza, faccia la sottosegretaria. Certo, che proveremo anche a sviscerare nel corso della conversazione. Al direttore vorrei chiedere, magari non nella vostra azienda come Xprivia, che dal punto di vista delle competenze a Roma si dice dà le piste a molti, ma in generale come sistema paese, sistema imprese, scuole, di sicuro ci siamo fatti trovare impreparati. Forse abbiamo dovuto affrontare questo inizio di transizione verso il digitale, che sarebbe dovuta cominciare molto tempo prima, anziché rimandare, dire tanto lo faccio domani, ci siamo trovati davanti al fatto che avremmo dovuto farlo ieri. Quindi di certo eravamo impreparati. Oggi come stiamo messi invece? Direi che l'Italia come la Puglia, come Molfetta, direi che non è cambiata in questo anno e mezzo di pandemia, ma ha capito che deve cambiare. E questo anno, come appunto diceva il sottosegretario, sotto diversi aspetti ha acquisito la consapevolezza, e da cui speriamo che possa derivare la volontà di cambiare e quindi di recuperare un certo gap, un certo scarto rispetto al resto dell'Europa, per cui la parola giusta, la parola chiave è appunto la consapevolezza. Ma mi sembra anche interessante la sua suggestione quando diceva: ma come siamo arrivati, come eravamo un anno e mezzo fa, quando la pandemia del coronavirus si è affacciata alle nostre porte? Beh, la situazione, non era positiva. Chiaramente io esprimo il punto di vista di un'azienda che opera nell'economia, nel campo dell'economia della conoscenza e quindi del digitale, quello è il mio punto di vista. Era una situazione piuttosto complessa. Se prendiamo a livello europeo c'è un indicatore, una cosa interessante, c'è un indicatore che si chiama DESI. Questo indicatore misura il grado di digitalizzazione di un paese, dei paesi dell'Europa. Bene, secondo una graduatoria che è stata, compilata utilizzando questo indicatore, veniva fuori che l'Italia, quindi un anno e mezzo fa, l'Italia era al terzultimo posto in una graduatoria di 28 paesi, perché 28 sono i paesi dell'Unione Europea. Quindi una situazione, drammatica. Dietro di noi c'è la Bulgaria, la Grecia, la Romania. E questo, una situazione, inaccettabile.
in un paese come l'Italia, che è la quarta potenza economica in Europa ed è appunto il paese nel quale è stata scritta la storia dell'informatica, del digitale, cioè della Olivetti, no? Ora, se noi andiamo poi a vedere perché, no, ci troviamo in quella posizione, se andiamo a considerare poi gli indicatori ulteriori, i sottoindicatori che stanno sotto, no, che compongono questo indicatore principale, andiamo a considerare per esempio la connettività, no? Cioè le reti ad alta capacità, le reti di quinta generazione, il 5G, le reti a banda ultralarga, ci accorgiamo che lì il gap rispetto alla media europea non è grande, siamo vicini. Se poi andiamo a considerare anche i servizi, le tecnologie digitali, ci accorgiamo, per esempio, no? Parlo di tecnologie, intendo tutti i servizi di posta elettronica, quelli che normalmente utilizziamo, i social, il cloud, il commercio elettronico dal lato del cittadino, ma anche dal lato delle imprese. Anche lì ci accorgiamo che rispetto alla media europea non siamo lontanissimi. Poi ci sono i servizi, quelli digitali della pubblica amministrazione, sia locale che centrale, e scopriamo che anche lì, grazie anche ad alcune scelte importanti, coraggiose, che sono state fatte a livello governativo, il gap rispetto alla media europea, no, è un po' più basso. Ma voglio dire, siamo lì, e quindi allora come si spiega questo crollo poi sull'indicatore generale, perché c'è un altro poi sottoindicatore, ed è questo l'aspetto grave e preoccupante della situazione, che è il capitale umano e la conoscenza. Lì noi siamo ultimi in Europa, siamo ultimi sotto il profilo delle competenze di base, no? Sotto il profilo delle competenze specialistiche, per quanto riguarda i laureati, cioè è allucinante questo dato. Io mi ricordo quando io studiavo che si diceva che nel Mezzogiorno i laureati erano tanti perché l'università serviva come parcheggio, perché non trovavano lavoro e quindi venivamo tutti parcheggiati nelle università. Il dato anche lì è preoccupante, cioè mentre la media europea vede un laureato in scienze dell'informazione o in telecomunicazioni ogni 100, cioè il valore italiano di un laureato ogni 100, la media europea invece è di 3,4, quindi vanno bene le infrastrutture, cioè le abbiamo le infrastrutture, abbiamo i servizi di base, è per questo che abbiamo retto durante il periodo del lockdown, perché sapevamo utilizzare le tecnologie. Quello che ci manca invece è la conoscenza, è la capacità di progettare scenari, è la capacità di integrare i nostri servizi in un contesto più ampio. Questo è quello che manca, e su questo che noi dobbiamo cercare e velocemente di recuperare. A questo punto, senatrice, mi viene da dire, e come si recupera sul tema centrale della conoscenza, della competenza e poi via via anche sul tema delle infrastrutture, su cui, va bene, non saremo lontanissimi dalla media europea, ma sia sul digital divide, sia proprio anche la consapevolezza dell'uso della tecnologia. Se facessimo, magari ora sono tutti qui quindi sono già interessati al tema, ma se facciamo un sondaggio tra chi ha e chi sa utilizzare le app che oggi sono o sarebbero dovute essere, penso ai Muni, che io continuo ad avere perché ho molto spazio sul telefono, però poteva essere qualcosa di più. Invece, per esempio, io sta andando meglio, forse perché è legata al cashback. Come si fa a compensare questi squilibri che ci hanno portato a questo punto? E in questo il Piano Nazionale di Resilienza e Rinascita ci dà una mano, ci dà degli obiettivi? Come volete puntare? Dove volete puntare? Sì, il PNRR è assolutamente orientato in questa direzione.
Condivido l'analisi fatta dall'ingegnere a proposito ovviamente di tutta la rete delle infrastrutture, fermo restando che ovviamente rimane la grande questione delle aree bianche, delle zone non raggiunte, ecco, dalla possibilità di connessione, che crea ovviamente una disomogeneità a livello territoriale. In Italia esistono, come in tutti i paesi, delle zone che meritano un'attenzione proprio nella costruzione delle infrastrutture, perché sia possibile creare poi quella omogeneità anche nella connessione, che è la precondizione, no? È una dimensione indispensabile per poi poter portare avanti qualsiasi ragionamento, diciamo, sul digitale. Allora, il PNRR, torno al PNRR perché è la stella polare ovviamente delle politiche pubbliche del nostro paese, indirizza delle misure, quando diciamo misure, degli investimenti specifici, da un lato quindi alla costruzione e definizione di una rete infrastrutturale che colmi quella disomogeneità, e punta tantissimo sulle competenze. E qui recupero assolutamente ovviamente la sollecitazione proposta dall'ingegnere, perché possiamo avere anche la dimensione dal punto di vista, ecco, della connettività più favorevole del mondo, ma se non abbiamo all'interno della pubblica amministrazione, all'interno delle imprese e per ogni singolo cittadino la capacità, la competenza per utilizzare quella dimensione, ovviamente diventa dimensione di spreco o di non utilizzo opportuno delle potenzialità che il digitale offre. Quindi il tema delle competenze è assolutamente centrale. Ed il tema delle competenze è anche, diciamo, importante per due ragioni. Perché le competenze digitali consentono l'accesso al mondo del lavoro. Oggi qualsiasi azienda cerca ovviamente chi abbia queste competenze, e anche le figure non professionali, anche a loro verrà chiesto di avere competenze digitali. E poi perché le competenze digitali anche garantiscono l'esercizio di un diritto di cittadinanza che altrimenti non esisterebbe. Allora, il PNRR individua e indirizza delle risorse con degli obiettivi specifici proprio per la definizione delle competenze o per il consolidamento delle competenze già date, perché ci possono essere ovviamente cittadini che devono cominciare questo percorso di alfabetizzazione digitale e cittadini che invece ovviamente sono già avanti, ma i cambiamenti sono così rapidi e veloci che necessitano di un aggiornamento continuo. Al centro di questo ragionamento poi dobbiamo porre anche un'altra riflessione. Il tema delle competenze e della, proprio del supporto ulteriore delle stesse è necessario soprattutto all'interno della pubblica amministrazione. Noi vogliamo ripensare ad un rilancio del sistema paese attraverso un rilancio della pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione funzionante, ed è funzionante se ovviamente si digitalizza, riverbererà poi questa positività ovviamente su tutto il territorio, sulle imprese, sui cittadini. Per far funzionare la pubblica amministrazione è normale e giusto che ci sia il personale che lavora adeguatamente formato, adeguatamente preparato, a maggior ragione che, come dicevo prima, la velocità nello sviluppo del digitale è talmente rapida e talmente incalzante da necessitare un aggiornamento continuo. Facevamo riferimento proprio a degli strumenti che già esistono, no? Pensiamo per esempio, ecco, a determinate app che già sono state utilizzate e che vengono utilizzate, ma pensiamo anche ad altri servizi che possono aiutare la vita dei cittadini. Ma aiutare e semplificare la vita dei cittadini è possibile
sostenendo questo processo di alfabetizzazione digitale da un lato, comprendendo quelle che sono anche le difficoltà, e qui dovremmo aprire anche il tema sulla resistenza rispetto al digitale, però magari ce la riserviamo in un altro passaggio, perché esiste... Mi veniva da pensare, quando parlava della pubblica amministrazione, esatto. Da qui a quanto tempo però? Cioè, nel senso, qual è poi... L'obiettivo è il 2030. In Italia ci siamo dati una scadenza al 2026, quindi è un impegno ovviamente fortissimo, importantissimo, con una roadmap accelerata, ma quando dico accelerata, proprio in termini di efficienza. È importante capire una cosa, che la digitalizzazione della pubblica amministrazione è anche un elemento che avvicina ulteriormente i cittadini allo Stato e quindi dà la possibilità ovviamente di ridefinire i margini della nostra comunità attraverso una relazione che ottimizza le sue risorse, non le spreca e anzi mette in campo possibilità di miglioramento continuo e costante. Mi rendo conto che parlare ovviamente della digitalizzazione della pubblica amministrazione è diciamo un tema importante, pesante, però bisogna anche cominciare, come si diceva prima, ed insistere attraverso questi processi di innovazione che poi hanno delle ricadute assolutamente importanti per tutti noi. Il PNRR prevede un pacchetto di risorse economiche esattamente indirizzata alla formazione delle competenze, per tornare alla domanda. E il fatto stesso di aver pensato a un servizio civile digitale in cui le nuove generazioni si mettono a disposizione, ovviamente con competenze, si mettono a disposizione per aiutare e sostenere questo percorso di acquisizione delle competenze, significa volontà, ecco, di lavorare, di far lavorare anche le diverse generazioni le une accanto alle altre in un rapporto straordinariamente interessante e rovesciato, perché in genere sono le generazioni adulte che educano i giovani. In questo caso noi pensiamo alla possibilità invece di investire ulteriormente sui giovani perché possano offrire il loro patrimonio, ecco, di conoscenze e di anche d'utilità alle generazioni che evidentemente hanno bisogno di essere accompagnate e sostenute in questa rivoluzione, che è una rivoluzione poi culturale. Chiedo 5 minuti, anche 2, al direttore per rilanciare un altro tema con la senatrice, perché mi sta molto a cuore. Su questa questione delle competenze, se poi pensiamo alle competenze nel senso di laurea STEM e il coinvolgimento delle donne, ancora peggio, cioè nel senso c'è una possibilità. C'è stata tanta polemica, ecco, questo mi è venuto in mente adesso. C'è stata tanta polemica quando il rettore dell'Università di Bari ha proposto una riduzione delle tasse per le ragazze che si iscrivono ai corsi STEM, e c'è stata, diciamo, una levata di scudi da un lato, consueto patriarcato maschilista della nostra società, che non ci meraviglia. Dall'altro, comunque, una necessità di dibattito. Ci sono però degli strumenti per provare a coinvolgere le ragazze nella formazione delle competenze, perché poi domani i numeri risicatissimi e imbarazzanti per una nazione come l'Italia di donne ai vertici delle aziende sia, diciamo, più dignitoso, visto che oggi c'è quasi da mettersi le mani nei capelli. Ma proprio come un flash, poi andiamo avanti. Però se non parlavo di donne sulle competenze in questo momento, non lo chiedevo più. Dicevo inizialmente che siamo in una fase di transizione. Transizione significa transizione culturale, quindi significa acquisizione di consapevolezze anche in questa direzione. E devo dire che nella missione che riguarda la missione del PNR, che riguarda la digitalizzazione, al primo posto ci sono appunto come riferimenti e come destinatari di queste azioni i giovani e le donne. Immaginare un cambiamento senza presupporre la possibilità e l'opportunità data senza distinzioni a tutti di una crescita, di una possibilità quindi di affermazione culturale,
penso che sia poi un elemento, insomma, di assolutamente di discredito rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Quindi ne approfitto giusto 30 secondi per dire che proprio con il ministro Transizione Digitale e Vittorio Colao stiamo lavorando in questa direzione, perché attraverso ovviamente i finanziamenti giusti vengano sollecitate tutte quelle iniziative e quelle progettualità che possano rinvigorire il protagonismo delle donne e dei giovani accanto ovviamente a quella di tutti gli altri cittadini. In genere c'è un tema etico legato al digitale, perché poi alla fine ci sono le aziende che tendono da sempre all'utilizzo degli strumenti, magari qualche anno fa erano già in pista per Industria 4.0, i vari strumenti che erano stati messi in campo. Però c'è chi è resistente, diceva prima la senatrice, alla novità, al coinvolgimento. Quanto è giusto che chi non vuole adeguarsi rimanga indietro? Quindi, diciamo, per dirla con una frase, chi si ferma è perduto, è proprio così, è giusto o no? Io lo chiedo a lei, diciamo, lato impresa. Ma guardi, noi siamo, cioè la nostra è un'azienda che nasce qui a Molfetta, ha qui in questo territorio delle radici molto sali, molto, come dire, salde. E buona parte del management è pugliese, ma è un'azienda che poi è riuscita a, come dire, a raggiungere i mercati lì dove il mercato c'è, e quindi ha sviluppato il suo business prevalentemente nelle regioni del nord, e quindi Lombardia, e quindi Veneto, e Piemonte, e fino ad arrivare nel Lazio. Per cui il digitale, inteso come strumento per poter lavorare in maniera distribuita e quindi distribuire le risorse, le professionalità sul territorio, come dire, è uno strumento che è connaturato al nostro lavoro. Abbiamo bisogno noi del digitale per poter lavorare. Ma posso dire che se pensiamo che quasi, ma mi dicono il 60, quasi 70% del lavoro in Italia è un lavoro terziario, no? E che quindi si presta ad essere svolto ed erogato attraverso le tecnologie digitali e quindi le tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, noi ci accorgiamo poi che questa esigenza è vasta, è vastissima, è sentita da tutti, e quanto sia importante, cioè la possibilità di distribuire il lavoro e fare in modo che le persone possano svolgerlo lì dove ritengono più comodo, più utile farlo, è fondamentale per il buon funzionamento dell'azienda. È quello che da sempre noi, azienda del Sud, che lavora sui mercati lontani, abbiamo cercato di conseguire, di raggiungere. Quindi il digitale è un elemento, come dire, fondamentale per il buon andamento del nostro business. Quanto più digitale c'è nelle nostre organizzazioni, tanto più noi riusciamo ad essere efficienti, tanto più riusciamo ad essere vicini ai nostri clienti, dando la possibilità alle persone, ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti, di lavorare al meglio lì dove loro credono giusto farlo. Quindi questa possibilità di tenere lontani gli erogatori del lavoro, ma anche, diciamo, gli fruitori di quel lavoro stesso, attraverso le tecnologie. Per cui chi opera sul mercato ampio, complesso, competitivo, è un mercato remoto come il nostro, ha bisogno, no, delle tecnologie e del digitale. Ora, è ovvio che lì dove invece ci sono situazioni marginali, periferiche, piccole, di nicchia,
può essere che la tecnologia non sia un elemento essenziale per la propria attività. E lì dove esiste, penso a, come dire, al commercio, quando sono apparse le grandi catene di distribuzione, le grandi superfici commerciali, il commercio tradizionale ha subito una battuta d'arresto. Però sono rimaste in vita alcune attività, che sono attività importanti, sono attività di nicchia, di prossimità, di qualità. Ecco, lì dove le aziende riescono a conservare questa caratteristica, magari di tipicità, si può anche fare a meno del digitale. Per le aziende che invece si trovano ad operare sugli scenari ampi del mercato, il digitale diventa fondamentale, è un elemento poi di selezione naturale, cioè lo devi fare, perché altrimenti rimani fuori. C'è però anche, ne abbiamo detti tanti, temi etici, temi di competenze, c'è un tema culturale nel senso stretto, nel senso di comprensione anche di alcune cose. Prima di iniziare stavamo facendo una chiacchierata e discutevamo sul fatto che molto spesso chi è più avvezzo al mezzo, allo strumento tecnologico, sicuramente è capace di trovare soluzioni, ma qualche volta non è capace di spiegarlo. E quindi le già alcune difficoltà di base di comprensione sul tema si acuiscono ancora di più. La senatrice è una letterata, è un umanista, non è ingegnera o laurea STEM, però sta in un ministero assolutamente votato a questo. Serve un aumento su questa capacità di comprensione pena far restare indietro tante persone in più? E tra l'altro mi hanno informato prima di iniziare che l'ingegnere è un'importante figura anche culturale della città. No, culturale no. Non lo sono mai stato. Ogni passo però lo fermavano, discutevano, quindi diciamo c'è anche un lato istituzionale importante. Ad ognuno dei due, quant'è importante la comprensibilità di quello che andiamo a fare per evitare che questo gap di tipo prettamente culturale e quindi di conseguenza sociale aumenti? Dicevo prima, no? E questo lo ritroviamo nei giovani, anche diciamo, soprattutto nei giovani, abbiamo buone capacità di utilizzo di questi sistemi. Sappiamo bene utilizzare gli iPhone, sappiamo bene utilizzare i cellulari. E lo vediamo, no? Lo vediamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Rimane però un problema culturale. E il problema culturale sta nella capacità, come dire, di cambiare. Allora, acquisire un oggetto così come è, no? E poi dopo utilizzarlo e quindi fare proprie le logiche che qualcuno ha voluto, come dire, immettere in quello strumento, fare proprie le procedure che un altro soggetto, no, ha voluto definire per poter correttamente utilizzare quello strumento, è una cosa giusta, ma bisogna avere anche la capacità di cambiare, procedure, quelle stesse procedure. Io posso anche ammettere che uno impari bene quello, ma deve poi dotarsi degli strumenti per cambiarlo, per poter adattare poi quell'oggetto alle proprie esigenze, al mondo in cui vive. Ecco, quello che di qui ritorna il discorso della conoscenza. Abbiamo bisogno di approfondire la conoscenza degli oggetti che ci vengono dati, di quelli che utilizziamo, per avere la capacità poi di modificarli e di adattarli e non di subirli
come dire, feticisticamente quegli oggetti. Ecco. Le tocca proprio nel vivo. Io insomma ritengo che la comprensibilità di qualsiasi processo, di qualsiasi elemento sia un fatto di democrazia. Se crediamo nella democrazia dobbiamo rendere accessibile qualsiasi concetto, qualsiasi principio, qualsiasi dimensione. Allora io vorrei immaginare una democrazia del digitale, perché se invece anche il digitale dovesse diventare una nicchia sovrana e come dire chiusa in se stessa attraverso un linguaggio, una modalità che sappiamo essere ipertecnica, noi non facciamo assolutamente un servizio alle comunità e alla comunità. Questo per rispondere a quanto lei diceva, cioè alla necessità che comunque questo universo sia comprensibile e soprattutto compreso dagli altri, perché nessuno resti indietro, perché sia offerta a tutti la possibilità di. È un atto di democrazia. E quindi è fondamentale. E poi c'è un altro elemento sul quale insomma mi piace porgervi la mia riflessione e il mio pensiero, che l'utilizzo del digitale è grande opportunità, purché la gestione di quella dimensione sia sempre subordinata a quel sistema di valori che l'uomo ha dentro di sé. Voglio immaginare e voglio pensare che sia l'uomo con la propria, come dire, con la propria forza valoriare a dover utilizzare il digitale e non piuttosto il contrario. Perché il rischio di un rovesciamento delle parti e di una soggezione dell'individuo al digitale è un rischio che evidentemente è esistente, è possibile e che non ci possiamo consentire di correre. Com'è possibile evitare i rischi attraverso quel livello di consapevolezza sorretto dalle conoscenze che ci consentano poi un uso sano, un uso proprio, non improprio. E di qui quello che mi diceva all'inizio, cosa ci fa un umanista in un ministero ipertecnico? Io devo dire che sono stata accolta con molto favore, perché quando si mette al centro il bene delle comunità e delle collettività, io penso che la scienza debba, o la scientificità debba incontrare e incrociare quello che è il pensiero e soprattutto la ricchezza, diciamo, del pensiero che arriva a gestire ciò che ha tra le mani e non piuttosto ad essere gestito. Quindi questo connubio tra dimensione umana e dimensione tecnologica, gestito in una relazione sana, nel giusto equilibrio, come si diceva poc'anzi, penso che sia un elemento importante e produttivo. Mai lasciarsi travolgere, sconvolgere, perché altrimenti creeremmo altre sacche di dipendenze, oltre a quelle che già conosciamo, che non fanno bene assolutamente, diciamo, alla nostra comunità. Non riesco a non pensare al fatto che ciò di cui lei ha parlato, le esigenze di cui ha parlato, siano prettamente scelte politiche in senso più alto del termine. Certo, pensare poi alla composizione molto variegata del governo in questo momento, ho qualche, non perplessità, però ci rimango un attimo a pensare su quali siano le esigenze dei vari partiti preponderanti su questi temi. Ci sono delle esigenze che uniscono anche i partiti diversi, cioè nel senso ci sono queste esigenze improrogabili, in questo senso anche un governo composito può portare avanti una scelta del genere, una richiesta del genere. Anche questo è un tema esistente o dobbiamo aspettare poi i prossimi governi politici invece in senso un po' più stretto e partitico? Ovviamente c'è un approccio ai temi, alle questioni
è una declinazione nelle scelte che fa poi di ogni appartenenza politica una propria specificità. Questo è un fatto, come giusto, diciamo, che sia, come giusto che sia, e di cui il Paese non si deve, non si può privare, perché altrimenti verrebbe meno quel principio di rappresentazione democratica che invece è la sostanza del nostro tessuto, diciamo, ecco, del tessuto del nostro presente. La guida del presidente Draghi dà la possibilità al nostro paese di interpretare, ecco, una possibilità, ecco, di slancio, di ripresa nel modo più opportuno. Io mi piace fare riferimento proprio al discorso che ha tenuto a febbraio, lo scorso febbraio, alle Camere il presidente Draghi, in cui ha posto in luce, in maniera autorevolissima e definitoria, qual è l'obiettivo principale: uscire dalla pandemia, risollevare l'economia, dare la possibilità a tutti i cittadini, senza che nessuno resti indietro, di riprendersi e rimodulare la propria esistenza all'altezza dei cambiamenti, attraverso quei grandi principi di transizione digitale e transizione ecologica anche, che evidentemente poi sono fondamentali per lo sviluppo, ecco, generale del Paese. Quando si mette al centro la necessità di trovare le soluzioni autorevoli per uscire dalla crisi e vivere, diciamo, una dimensione di prospettiva, allora anche quelle difficoltà oggettive di appartenenza vengono superate. Concludo dicendo una cosa: lo stesso PNRR non va né letto, a mio avviso, né interpretato come una quantità di denaro da investire chissà in quanti e quali progetti. Il PNRR deve essere interpretato, deve essere vissuto e deve essere declinato dalla politica come una nuova visione del Paese. Lì è costruita una nuova visione del Paese, non solo e unicamente un elenco di possibilità data ai singoli. Quello indubbiamente, o alle imprese, o alla pubblica amministrazione e quant'altro, quello senz'altro, ma la lettura vera e profonda che dobbiamo fare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della politica italiana in questo momento è ridefinire e ricostruire una nuova visione per il nostro Paese, aggiornata, autorevole, riconosciuta nel contesto europeo e non solo, e in cui ogni cittadino possa sentirsi partecipe di un processo collettivo riconosciuto nella propria specifica individualità, nel proprio specifico rapporto, perché solo in questo modo si può restituire la speranza da un lato e la possibilità di risorgere e di andare avanti alle nostre piccole e grandi comunità. Abbiamo 2 minuti e, come dicono alcuni, sono confidente, usando una specie di anglicismo che diventa italiano, in qualità di professoressa penso sia saltata la sedia in questo momento la senatrice, che gli uffici stampa rispettivi non mi ammazzeranno, però mi è venuta, essendo conversazione devo provarci in un minuto ciascuno. L'impresa cosa chiederebbe alla politica, la politica cosa chiederebbe all'impresa sul tema dell'innovazione digitale? L'impresa chiede regole certe e definite. C'è un capitolo del PNRR, come diceva giustamente la senatrice, non va letto come un elenco di opportunità, di risorse che ciascuno di noi deve fare lo sforzo di riportare a se stesso, ma deve essere una visione. Rappresenta una visione della nuova Italia. Un aspetto fondamentale di quel PNR è dato dalle riforme. Noi tutti ci aspettiamo, no? Perché viviamo continuamente
la difficoltà di operare in un sistema legislativo assai complesso. Ci aspettiamo la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma del diritto del lavoro. Diciamo che questo è quello che noi, cioè che le aziende, le imprese chiedono. Poi è chiaro che oggi il PNR rappresenta, apre tutta una serie di scenari nuovi, inediti. Non era mai avvenuto nel passato, no? Che tante prospettive si potessero aprire per chi, per i cittadini, i giovani, per le imprese. Noi riteniamo che in quelle pagine comunque tutti quanti possano cercare poi di dare un senso, no? E di arricchire anche di significato il lavoro che normalmente fanno. Al contrario, invece, la politica all'impresa? La politica deve assumersi la grande responsabilità non solo di pronunciare intenti, ma di operare scelte che siano comprensibili, e soprattutto la politica deve, in questo momento specifico, aiutare a semplificare la burocrazia, le procedure burocratiche. Ovviamente, quando dico semplificare, non significa aiutare a trovare le scorciatoie, no, la semplificazione anche quello è un atto del pensiero e del ragionamento, e quindi va declinato con assoluta opportunità e scientificità, ma la politica deve assumersi esattamente questo, lo sta facendo. Lei citava prima Industria 4.0, ora siamo invece al piano Transizione 4.0, che è già un passo avanti, dove vengono investiti cifre consistenti proprio a fianco di tutte quelle imprese che mostrano questa disponibilità al cambiamento, in una reciprocità che evidentemente poi diventa sostanza di una relazione importante e positiva. La politica deve ascoltare, monitorare anche la validità delle proprie scelte, perché possono essere fatte delle scelte opportune, ma opportune di visione, ma anche opportune fino a un certo punto, quindi è importantissimo che la politica comunque faccia una continua verifica delle scelte che vengono messe in campo e delle ricadute di queste scelte, e ovviamente non cambiare nell'immediato, ma trovare di volta in volta quelle soluzioni attraverso le giuste competenze che possano risolvere le contraddizioni, dare le risposte e rendere felice questo paese. Grazie ai nostri relatori, grazie al pubblico che ci ha ascoltato, vi auguriamo buon proseguimento di Conversazioni dal Mare. E devo dire che avete rotto il ghiaccio in tutti i sensi, grazie a voi, applauso per la senatrice Assunta Messina, per il vicepresidente di Exprivia Dante Altomare, grazie a Gianvito Rutigliano che ha moderato questo incontro interessante sulla transizione digitale.